Come evadere il fisco con Bitcoin? Allora, non lo so, se lo sapessi non ve lo potrei dire. Ma mio cugino, che non si fa le remore legali, penali, giuridiche che mi faccio io, mi ha detto, ma non so se è vero, che per esempio tutte le volte in cui non si può usare uno scambio di e-commerce informale perché il sistema di pagamento non lo permette, quindi io vorrei vendere gli oggetti che vendo in cash al mercatino dell'usato nel mondo, non posso perché Braintree, PayPal, eventualmente, superate una certa soglia, andranno a spifferare tutto di me. Ecco, con Bitcoin dice mio cugino che questo problema è aggirato da un semplice BTC Pay Server che con un piccolo accorgimento sul lato OPSEC mantiene lui, mio cugino, perfettamente privato. Poi c'è la parte che io veramente faccio più fatica a condonare, anche se mio cugino la condona, perché c'è anche dei shitcoin di mezzo, tipo tu hai dei soldi che usi per comprare un NFT che costa tantissimo da un anonimo artista e questi soldi sono tutti perdita fiscale per te. Magari l'anonimo artista sei tu, io non lo so, non voglio sapere, però in quel caso quei soldi sono usciti. Se devi rientrare dei bitcoin anonimi, non che vuoi sì, devo rientrare perché devi comprarti la casa e purtroppo la casa è nominale, allora tu potresti diventare un artista, vendere un NFT, qualche anonimo sconosciuto te lo compra per svariati milioni, ci paghi le tasse e il pizzo e tutto quello che devi pagare in base alla struttura mafiosa intorno a te e a quel punto compri la casa. Io non posso assolutamente dire che queste cose sono né consigliabili né sicure. È tuo cugino, lui dice così, possiamo dire che tuo cugino è un mostro veramente, personaggio.